Congratulazioni a Opila Bird, che ha deposto le uova più grandi che questo show abbia mai visto. Cose del genere capitano una volta nella vita. Basta con le riprese. Opila ha bisogno di una pausa. È appena diventata mamma. Quelle sono uova da sogno. E basta con le mini uova. Metterò le mani su quelle uova. Lo giuro. Non sono ingrassata dopo il parto? Nessuno si muova! Polizia! Che succede? Vorrei saperlo anch'io! Opila, sei in arresto per furto! Sono tutte bugie! Non ho rubato nulla! Ecco la prova! Hai rapinato una biglietteria del cinema! È una bugia! Sono stata incastrata! Quel popcorn sul mento è strano! Come osi resistere all'arresto? Non rinchiudetemi! Sono innocente! Opila è in arresto! Ti sei arrestato da solo! Zitta! Ecco fatto! Andiamo! Aspetta! C'è qualcosa che possa fare per fermarti? Devo pensarci! Posso lasciare andare Opila se questo video raggiunge i 50.000 like? Ragazzi, per favore! Date a questo video 50.000 like! Così lascerà andare Opila! Benvenuta in prigione, uccellino! Abituati alla tua nuova casa! Oh? Ehi! E quelle foto? Dove sono? Cosa? Oh, ho fatto confusione! Dove sono le uova? Mi servono! No! Ecco il tuo nido! Mi servono quelle uova! Accidenti! Cos'ha alla porta che non va? Basta solo chiuderla! Qual è il problema? Cosa? Una padellina! Giusta osservazione, è troppo piccola! Me ne serve una più grande! Uccellino, non vedo l'ora! Ci siamo! Buon appetito a me! Dove sono le uova? Perché è vuoto? Perdente! Che cattiveria! Cambierai tono? Cosce di pollo! E i miei fratelli! Opila, ti farò uscire! Prima di tutto, dobbiamo scavare un tunnel! Nessuna confusione, nessun problema! Andiamo! Cosa? Aghi, cosa ci fai qui? Oh, dovevo girare la mappa! Oh oh, ciao! Devo andare! Aspetta, fratello, significa molto per me! Santo cielo! Uccellino, ti farebbe bene un po' di tempo all'aperto? Non osare scappare! Ups! Sono un uccello, dopo tutto! Posso volare! Adios, amigos! No! Fermati! Smettila! Sì! Sempre più in alto! Oh no! Sei caduta! Il gioco è finito, cornacchia! Questi sono miei! Striscia verso la cella! Aiuto! Sono in travaglio! Oh sì! Sta iniziando! Forza! Spingi! Ehi, perdente! 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 Perdente epico! Sto divertendo un mondo! Super perdente! Che succede al cuscino? Rocce! Ora basta, uccellino! Anch'io ho il senso dell'umorismo, sai? Allora, chi riderà per ultimo? Le mie piume! Sei uno psicopatico! Grazie, uccellino! Oh, che morbidezza! Cosa?
Che stramboide! Bambà, sono qui! Ehi! Ciao! Ora libero me e poi te! Le chiavi sono lassù! Aspetta, fammele prendere! Oh! Che cos'è? Un pollo! No, Bambam! Fermati! Non farlo! Sveglierai il poliziotto! Ah? Che c'è qui? Le mie ciambelle! Allora, dov'è la prigione? Oh, credo di averla trovata! Oh, cielo! Bam Bam! Il mio uccellino! Un attimo! Ah? È così facile! Hopila, hai visto? Puoi uscire proprio come me! Yeah! Ehi, non funziona! Girati di lato! Ai, il mio becco! Accidenti, non ci avevo pensato! Per fortuna mi è venuto in mente qualcos'altro! Oops. Chi è stato? Oh, no, 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 no! I miei baffi! Avrebbero bisogno di una bella strigliata. Ecco, i miei baffi sono il mio gioiello. Santo Eggman! E così ci conosciamo? Ehi, amico, vieni fuori, sei libero. Gracias! Accetteresti delle maracas in regalo? No, voglio qualcos'altro. Grazie, amico! Zitti, bambini! Questa babysitter non vede l'ora di fare una pausa! Oh! Cos'è questo odore? Qualcuno puzza! Oh, santo cielo! Qualcuno ha fatto la cacca nel guscio! Cambiare i pannolini è la cosa peggiore in assoluto! Ew! Sarete asciutti e puliti prima che ve ne accorgiate! Cos'è questo? Sveglierai i piccoli! Ah, scusami! Cos'è questo? Un pannolino usato? Sei impazzito? Dovrei mettertelo in testa! Oh, una lima? È una manna dal cielo! Da Ban Ban a Opila! Oh, è adorabile! Cavolo! Chi gli ha dato tutti questi morsi? Quella è la mia parte per la consegna. Ehi, la torta è mia! Bamba, grazie! Cos'è questo? Oh, una lima? Ci sono! Ai, il mio occhio! Wow! Vedo con il mio piccolo occhio un tentativo di fuga! Prenderò in mano la situazione! Devo solo scegliere una posa perfetta per coglierla in flagrante! Ehi, uccellino! Cosa stai facendo? Eh? Ehi! Rivoglio quella lima! Oh, una presa d'aria! Quella è la mia via d'uscita! Oh no, sono bloccata! Che angolazione interessante! Ecco l'uovo! Ci sono quasi! Vittoria! L'attesa paga! È qui! Mi aspetta una colazione regale!
Ai! Che cos'è? Che ti credi di essere? Addio! Cosa? Ehi, agente! Ah, so cosa fare con il nostro ragazzaccio! Mercoledì! Hey! Ehi, amica! Ehi, fratello! È per me? Oh, posso? No! Ragazzi, scrivete qui sotto come dovremmo punire il nostro poliziotto cattivo! Finalmente, papà! Apri! Oh, sì! Siamo liberi! Chi è quello? Che uccellino carino! Sto morendo di fame! Tiralo fuori, papà! Tira! Oh, oh! Buon compleanno, papà! I compleanni mi fanno venire la nausea! Il lato positivo è che posso mangiare il tacchino! Giù le mani! È per gli ospiti! Santo cielo! Mi sono dimenticata della limonata alle gombe! Torna subito! È impaziente! Per fortuna posso mangiare il tacchino! Tieni le tue lunghe braccia per te! Oh, sono arrivati gli ospiti! Ospiti, ospiti, ospiti! Non sono meglio dei parassiti! Oh, Aghi! Ehi, mio amico peloso! Che succede, fratello? Sono passati secoli! Ehi, ok! Vieni in cucina, fratello! Vieni anche tu! Prendete posto, cari ospiti! C'è solo una sedia, però! Ecco un regalo! È per me? Oh, cosa c'è dentro? Mamma gambe lunghe mia! Una gomma da masticare! Ci sono gomme da masticare in ogni angolo della città! Aspetta, anche qui sotto! Ecco il mio regalo, papà! Ti piacerà! Grazie! Buon compleanno, papà! Un compleanno? E io non ho un regalo! Voglio dire, avevo questa palla di gomma all'università, ma al giorno d'oggi i prezzi sono assurdi! Alzati, bambana! Questo è il mio posto! Buon compleanno, papà! Il regalo è enorme! Cosa c'è dentro? Un uovo d'oro! Wow! È ufficialmente il miglior regalo di sempre! Lo posiziono in modo che tutti possano vederlo! Che cosa? Oh, papà! Volevo solo chiederti di unirti a noi! Sbrigati! Bene, ragazzi, è ora di masticare! Gomme fresche per tutti! Yum, yum, yum! Oh, Pila, mangia! Ah, sono a posto! Sto seguendo una dieta speciale! Cosa? Non credo che sappia da dove vengano quelle zampe fritte. Ok, buon appetito, ragazzi! Aghi, hai visto l'ultima partita di Aghi Ball? Ops, scusami! Cin cin alla mia salute! Evviva! Buon compleanno a me! Buon compleanno! Ragazzi, un secondo! Questa è una chiamata di lavoro, devo rispondere! Ops, ho mangiato una gomma di troppo, mi sento male! Da quella parte! Ho freddo! Vado a prendere la mia pelliccia! Ma stai già indossando una pelliccia! Se ne sono andati tutti? Sono solo? Ah, chi se ne frega! Mangerò tutte le gomme da solo! Eh? È successo qualcosa! L'uovo! Cos'è successo? Stai bene? Mi fa male lo stomaco.
Il mio uovo è stato rubato. Chi è stato? È stata lei. No, è stato lui. Stop! Risolverò questo caso, altrimenti non sarei il miglior detective di Poppy Playtime. Scoprirò chi di voi ha rubato il mio prezioso uovo d'oro. Prima di farlo, chiuderò le porte in modo che nessuno possa fuggire. Vi ricordate il codice della porta? Scrivetelo qui sotto, per favore. Non sbirciare i miei appunti. Show! Aghi, sei stato tu a rubare l'uovo. Ammettilo, lo vedo dai tuoi occhi. Cosa? Pupila, calmati. Siediti, sta per arrivare il tuo turno. Siete tutti sospettati. Ma chi ha avuto il movente e l'opportunità di rubare il mio prezioso uovo? Pupila? Ban Ban? Aghi Waghi? Cosa ne pensate? Chi ha commesso il furto del secolo? Aiutami a trovare il ladro e scrivi le tue ipotesi qui sotto. Cominciamo con te, Aghi. Ti sottopongo alla macchina della verità. Mettiamo le cose in chiaro. Bene, chiacchieriamo, Aghi Waghi. Confessa, hai rubato la carta igienica? No! Bugiardo! Ok, riprendila! Lo sapevo! Prossima domanda! Hai masticato queste pantofole? Io? Non sono stato io! Una bugia! Ecco la grande domanda! Hai rubato l'uovo d'oro? Io? No, no, non l'ho fatto! Stai dicendo la verità, cavolo! Ma il papà detective non è uno che si arrende! Dov'eri alle 15.05 in punto? Dimmelo! Oh. Santa chi si messi! Vieni, papà, ti faccio vedere una cosa. Guarda, hai una telecamera di sorveglianza. Puoi vedere tu stesso cosa stavo facendo alle 3.05. Ero al telefono! Alibi di ferro. Beh, una cosa è certa. Qualcuno nella stanza ha rubato il mio uovo d'oro e non vuole ammetterlo. Come faccio a capire chi è stato? Oh, giusto. C'è un modo infallibile. Ambarabaci cicocò, abamban, ora toccò. Hai rubato il mio uovo. No, non sono stato io. Tutti gli indizi portano a te. No! Smettila di intervenire, Opila. Sarà fatta giustizia, non preoccuparti. Ecco come andarono le cose. Stavamo festeggiando il mio compleanno, quando dal nulla... Buon compleanno, papà! Buon compleanno, papà! Bene, bene, bene. L'orologio segna le 3:05 e Aghi va a fare una telefonata. Hai finto di sentirti male per approfittare della nostra gentilezza. Sei uscito dalla stanza. Lo scriverò. Continuiamo a seguirti. Non ti aspettavi di incontrare Aghi. Eppure sei entrato nella stanza. Poi è venuta fuori la tua natura di cattivo. Hai preso l'uovo, l'hai nascosto in un cuscino. È ovvio, dove altro se no? Un crimine perfetto. Ah, uff, papà, non sbirciare. Ecco fatto, è stato un gioco da ragazzi. Quindi Ban Ban ha rubato l'uovo e lo ha nascosto nel cuscino. Colpevole. Cosa? No! Smettila di mentire, signorino. Sei colpevole e lo dimostrerò. Ecco la prova principale. Questo cuscino è il luogo in cui Ban Ban ha nascosto l'uovo. Che messa in scena, non c'è niente. Ok, devo essermi perso qualcosa. Se abbiamo escluso Ban Ban e Aghi Waghi, è rimasto un solo sospettato. È Opila. Cosa? No!
Perché dovrei rubare il mio stesso uovo? È piuttosto semplice. La risposta è in questa cartella. Tu, uccellino mio, hai un'assicurazione da $1.000.000 per l'uovo d'oro. Quindi questo è il tuo piano. Rubare l'uovo, prendere tutti i soldi e diventare l'uccello più ricco di sempre. Quindi ovviamente sei stato tu, uccellino. Ma basta litigare. Ecco cos'è successo. Stavamo facendo una festa di compleanno. Alle 3.05 in punto Aggy è uscito per parlare al telefono. Poi Ban Ban è uscito per parlare con il suo stomaco. Mentre Opila fingeva di aver freddo e di doversi vestire al più presto. Ma non mi frega. Ti tengo d'occhio, papà. Hai indossato velocemente il cappotto in corridoio. Ma perché ti sei precipitato in soggiorno? Ecco perché, sotto copertura come un leopardo, in modo che nessuno potesse capire che eri tu, hai rubato l'uovo. Bingo! Volevi essere il primo uccello con $1.000.000 nella storia. Oh, uccello ingenuo, eri al settimo cielo. Se volete superare in astuzia papà gambe lunghe, dovete essere più saggi. Il caso è quasi risolto. Sei stata tu, Opila. I conti tornano. No! Non sono stata io! Prova del leopardo. Dobbiamo solo trovare l'uovo. È proprio nella scatola. No. Oh, nella valigia. Neanche qui. Allora è nello zaino. Cosa? Come trovare un pollo ricco? Ridammelo! È personale! Alla faccia della teoria di Opila! Cosa mi sono perso? Chi ha rubato l'uovo? La risposta è vicina. Pensiamo tutti insieme. L'uovo non può essersene andato da solo. Basta! Sta diventando fastidioso! Io sono innocente e anche tu lo sei. Dobbiamo tornare tutti a casa. Alziamoci e andiamo via, ragazzi. Aspetta un attimo. Cos'è quello? Troppe coincidenze. Fermi! Tornate tutti indietro. C'è un nuovo sospettato. È Kissimissi. Kissimissi? Ma che c'entra? Ottima domanda. Lei è qui, proprio dentro Aggy Waggy. Non puoi allontanarti, piccola. Il vestimento è sparito, Kissimissi. L'ho sempre sospettato. Cosa? Nessuno è affidabile. Oh no, sono stata smascherata. Il geniale detective papà gambe lunghe ti dirà cosa è successo. Kissimissi aveva messo gli occhi sull'uovo d'oro. Con Aggy Waggy come suo partner nel crimine, ha escogitato un piano. Kissy si tinse di blu. In seguito segnalò Aggy Waggy al telefono che era tutto pronto e che avrebbe potuto dare il via alle danze. Mentre Kissimissi blu era presumibilmente al telefono, il vero Aggy Waggy si intrufolò nella stanza per rubare l'uovo. Bel piano, Kissy, ma non è così brillante come me. Per confermare le mie parole, ecco il vero Aggy Waggy. Ehi! Non può essere! Ora non puoi più rubare nulla. Ho le gomme da masticare! Tempismo perfetto, grazie. Ma dove sono gli ospiti? Se ne sono andati tutti. Una lunga storia. Oh, che cos'è? Questi sono i miei regali. Ho un'idea. Andiamo, papà. Sono stanco morto. Più tardi, dai, magari. Sarà divertente. Posso avere un Pokémon? Dammi un momento.
Nessuno si muova, questa è una rapina. Mani in alto, tutti quanti. Chi siete voi? Non abbiamo un'aria familiare? Stupide maschere, va meglio così. Consegnaci Pokémon. Ciao. Una pistola più grande farà il suo dovere. Dai, entra nel mio Pokésos. No, 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 no. Entra subito. Ripensandoci, se questo video ottiene 50.000 like, non ti farò del male. No, no, no. Dovete salvarmi il collo. Date a questo video 50.000 pollici in su. Pichu è nostro. Avrò tutte le Pokéball. Nulla rimarrà lasciato indietro. Oh no, la polizia! Tesoro, stai tranquilla, ho un piano! Bambini, venite qui! Non preoccupatevi, non vi faremo del male! Che ne dite di una bevanda a gambe lunghe? Ecco, bevi! Ecco fatto! Oh, che bello! La magia del restyling ha funzionato! Nessuno si muova! Chi ha saccheggiato il negozio? Gambe lunghe! Siamo innocenti! Sono stati gli adulti! Allora, chi devo credere? Ok, basta scherzi. Siete in arresto. Ha funzionato! Dai, mamma, mettiamoci a cucinare! Mischiamo tutti i Pokémon e prepariamo una pozione Poké. Facciamo un po' di magia. Fai bollire le Pokéball! Mettiamo in moto un piano insidioso! Quello che otterremo alla fine! Sarà una pozione incredibile! Pokéball, un'altra! La pozione deve essere calda come il sole! Se un umano lancia questo incantesimo, potrebbe non finire bene! E cucinare! E cucina! Pokepunch! L'ingrediente segreto è d'obbligo! Gomma centenaria ricoperta di ruggine! E cuoci! E cuoci! Pokepunch! Pokepunch! Eccolo! Dai, apriti! Ehi, il nostro Pokémon! Che tipo di Pokémon è questo? Pichu! Semisai! Geodude! Geodude! E Zubat! E anche il puzzolente Vileplume! Tutti insieme sono molti Pichu! Aspetta! Dove sono? Questa è la tua nuova casa! Siamo la tua mamma e il tuo papà! Dov'è il mio venditore? Ci siamo sempre divertiti insieme! Non siete i miei genitori! Mettiti comoda, tanto non puoi scappare! Voglio tornare con il mio venditore! Siamo noi la tua famiglia ora! Papà, vai a prendere altri Pokémon! Certo! Papà Gambelunghe prenderà altri Pokémon per divertirsi! Verde, blu, rosso e il codice, non dirlo a nessuno! Blu, giallo! Cosa? Non ce l'ho fatta! Ehi, ragazzi! Aiutatemi! Qual è il codice di accesso? Scrivetelo qui sotto, per favore! Pichu, che stai facendo? Voglio andare a casa! Togliti quell'idea dalla testa! Ho bisogno di te qui! Prima di tutto, carica tutti i miei telefoni! Pichu, ho scelto te! Accendi la modalità centrale elettrica! Oh, sì, energia gratis! Zero bollette! E ora? Beh, quale dovrebbe essere il prossimo ordine? Idea! Charmander, scelgo te! Accendi un fuoco per me! Ok! Fatto, c'è altro? Ottimo! Geodude, scelgo te! Muoio dalla voglia di un massaggio! Ah, che bello! Lavora sulla parte bassa della schiena! Fai piano! Ottimo! È come se fossi rinata! Posso tornare al negozio? Di nuovo in salute! Di cosa stai parlando? Tieni, prendi un po' di gomma calmante! Oh sì, l'effetto di stordimento istantaneo della mente! Le adoriamo! Esatto! Continua a masticare e ascolta attentamente! Siamo i tuoi nuovi genitori! Siamo i tuoi nuovi genitori? Siete i miei nuovi genitori! Capito? Bene! Ora guardiamo lo spettacolo Gambe Corte Got Talent! Il mio povero Pichu! Oh sì, mi è venuta un'idea! Il mio vecchio Pokémon! Finalmente mi sta tornando utile!
Siete in forma dopo tutti questi anni. Andiamo! Ops, non volevo. Papà, guarda chi c'è. Pichu, resta qui. C'era qualcuno qui. Incineror, bruciali in mille pezzi. Ehi, è un fiammifero su gambe? Ok, fuoco, combattiamo. Rotola. Tutto qui? Non ho sudato neanche un po'. Oh, wow, sembri un disastro, stai per bruciare. Bene, arrostisco il marshmallow. Però è piuttosto utile. Ecco, devo spegnere il fuoco. È bloccato. Oh, non importa, va bene così.